Gli alberi, oggi è la giornata nazionale dell'albero e fra l'altro ci sono tantissime iniziative in giro per la città e quindi ci tenevo a darvi il benvenuto, anche data la vicinanza, l'assessorato è qui accanto, a ringraziare per l'ospitalità in questo palazzo bellissimo, in questa villa Cilimontana, bellissima. Ma hai una buona notizia per noi? Ce n'ho qualcuna adesso, Bene, adesso non anticipare. Sì, no, io ho alcune buone notizie, vabbè, la diamo subito. In realtà, dopo la giunta, perché qui i ritmi sono serrati, alle 11:30 andremo a inaugurare, perché l'albero è di dimensioni tali per cui è stato ovviamente posizionato con i mezzi durante la giornata di ieri. Andremo finalmente a inaugurare il nuovo albero dell'Alberone, ripiantato e ricercato e ripiantato in soli 15 giorni. Purtroppo colpito l'albero precedente, la quercia e il leccio precedente, dal maltempo dei giorni scorsi, ma con un valore simbolico talmente elevato, tant'è che ha avuto un'onda emotiva quella perdita talmente forte per la città che ci siamo subito attivati. Era ancora aperta la sala della protezione civile quando abbiamo iniziato a contattare i vivai per poter ripiantare subito quell'albero che e qui torno anche alla scelta degli alberi monumentali del convegno di oggi, della giornata di oggi, che in quel caso ha dato addirittura il nome a un quartiere di Roma. Quindi è indubbio che su Roma le alberature rappresentano storia e identità della città. Fra l'altro, ce lo diciamo sempre, io lo ripeto ogni volta, Roma è una delle città più verdi, qualitativamente e quantitativamente, ha più di 335.000 alberature, alberi localizzati nelle nostre strade, nelle nostre ville, alberi che fra l'altro vivono in città, quindi hanno retto anche condizioni di stress non indifferente, perché un albero che vive a Roma non ha le stesse condizioni ambientali di un albero che vive magari in campagna, in una condizione ambientale migliore, e ce ne sono alcuni che hanno raggiunto veramente carattere di monumentalità e un'età elevatissima. Penso ai platani della Valle dei Platani di Villa Borghese, che hanno oltre 400 anni di età, ne sono rimasti 10 dei 40 che risultavano originariamente, oppure il cedro del Libano di Villa Torlonia, che ha raggiunto come circonferenza gli oltre 5, del tronco gli oltre 5 metri. Quindi sicuramente Roma e le proprie alberature hanno un percorso strettissimo, intrecciato, identitario. Sono tante, e questo diciamo rappresenta l'altro tema che fra l'altro è stato toccato anche dal sottosegretario, che ringrazio per la presenza. Purtroppo ci incrociamo sempre in questi momenti in cui abbiamo una serie di cose accavallate e non riusciamo a rimanere ad ascoltare iniziative come queste. Ma alberi a Roma significa anche sicurezza. E purtroppo l'abbiamo verificato in questo primo anno, un po' per i cambiamenti climatici. Io credo che ormai nessuno possa più dire, visto quello che è successo nell'ultimo anno, che il tema dei cambiamenti climatici è la fissazione di qualche ambientalista, ma è un dato di fatto che si confronta con una fragilità enorme nel nostro territorio e quindi produce dei danni non indifferenza, e noi non indifferenti. E noi sul tema l'alberatura per noi è strettamente legata anche al tema della sicurezza, perché molte delle nostre alberature sono giunte a fine ciclovita e purtroppo ogni tanto cadono e mettono a rischio la salute dei cittadini. Proprio per questo noi già dall'anno scorso abbiamo deciso di affrontare il tema delle alberature romane non più nell'ordinario. Non basta più che l'assessorato e il dipartimento facciano un normale appalto di potatura, una semplice manutenzione, perché la situazione delle alberature romane richiede una straordinarietà. Allora abbiamo insediato, grazie anche alla presenza della legge 10/2013, che ci spinge in tal senso ad affrontare le alberature in modo diverso e più strutturato, abbiamo costituito una commissione insieme ai tecnici, diciamo, del Dipartimento, ma con le università e con il Corpo Forestale, che ringrazio della presenza costante su questo tema, perché abbiamo definito delle linee guida per la gestione delle alberature
che hanno portato, questo entro un po' nel dettaglio, ma è la cosa che poi trasforma il territorio in un senso o nell'altro, a un nuovo appalto che in questo momento è in gara, che non è più appunto un semplice appalto di potature, ma è un appalto in cui si richiede la cura e il monitoraggio delle alberature a tutto tondo, e quindi il monitoraggio, il censimento, la cura, un intervento H24, perché su Roma, sulle alberature romane, ci deve essere una squadra sempre pronta per gli interventi sulle alberature, perché può capitare a qualunque ora del giorno e della notte, come purtroppo è successo due sabati fa, quando è caduto un pino, per fortuna all'1:30 di notte, su via dei Fori Imperiali. Quindi una squadra sempre pronta, e poi un inizio di riflessione sul tema delle eventuali rimozioni e sostituzioni, perché purtroppo ci confrontiamo con una fase, alcune, come dicevo, alcune alberature sono come i pini, che hanno un'età media in città di 70-80 anni, sono giunti a fine ciclovita, e noi, con non particolare piacere ma diciamo per necessità, dobbiamo iniziare a ragionare della sostituzione di alcune alberature, perché il livello di rischio è andato un po' oltre quello che è accettabile all'interno della città, e dobbiamo anche mettere in sicurezza la salute dei cittadini. Però il patrimonio lo dobbiamo conservare, e quindi gli interventi a cui andremo incontro, probabilmente con tutte le attenzioni, saranno quello di sostituzione di alcune alberature. L'ultima cosa, che è l'elemento invece diciamo più positivo, che abbiamo rilanciato su Roma, perché la cultura dell'albero stiamo cercando di farla passare non solo attraverso i convegni, le iniziative, ma raggiungendo capillarmente tutta Roma, e Roma sono 15 municipi, quindi in realtà sono 15 città, è il progetto Dona un albero, che serve a richiamare l'attenzione su questo tema con un gesto di generosità, perché di fatto Dona un albero chiede ai cittadini di donare un albero alla città, potendolo dedicare a una persona, a un'occasione particolare, quindi lasciando una traccia della propria donazione, però di fatto è un gesto di amore e di cura per la città. Il progetto è già sul sito, in realtà appunto ci abbiamo lavorato nei mesi precedenti, ma lo inauguriamo ufficialmente oggi, abbiamo già tante richieste, e quindi questo ci dà la possibilità di, con un mezzo semplice, con un piccolo regalo alla città, di avvicinare i cittadini al tema degli alberi e ai gesti che si fanno per la cura della città e dei propri beni comuni. Io credo che coinvolgere la cittadinanza in modo attivo su questi temi, sul prendersi cura dei propri beni comuni, sia il modo positivo di rinsaldare un rapporto tra i cittadini e l'amministrazione, che è un rapporto di fiducia che negli ultimi anni si è andato un po' sgretolando, e che invece va rinsaldato, soprattutto a partire da elementi positivi come può essere il verde e la tutela delle alberature, che permette di costruire tutti insieme sicuramente una città più sostenibile, come diceva anche il sottosegretario. Io vi auguro un buon lavoro, e rimango finché sono in contatto diretto, finché i miei colleghi non mi dicono che manca il numero legale in giunta, e quindi a quel punto devo staccare e andare via. Grazie e buon lavoro. Desidero ringraziare Stella non soltanto per l'intervento, che ha toccato alcuni dei punti essenziali della sfida che i diversi livelli di governo stanno raccogliendo sul tema del verde urbano e della qualità del vivere urbano. Aggiungo un ringraziamento personale del Ministero anche per lo sforzo organizzativo che ha consentito la realizzazione di questo evento in questa sede, che in qualche modo unisce idealmente il Comune di Roma e la Società Geografica Italiana, che ha rinunciato per la giornata di oggi a alcuni degli spazi nei quali svolge solitamente la sua attività, e che come dire, si presta come teatro bellissimo ad ospitare questi lavori. Questo è uno dei luoghi più belli della città e anche un punto verde carico anche di storia e di pregio. Alcune delle cose che Stella ha detto investono in pieno i temi toccati dalla legge 10 del 2013, sono temi su cui il Ministero e anche il Comitato per lo Sviluppo del Verde Pubblico, che mi onoro di presiedere, sta lavorando e ha per la verità già realizzato una prima fase di questo lavoro, in particolare
sulla parte che potrebbe sembrare meno di impronta ambientalista del modo nel quale va affrontato il tema della gestione delle alberature, quell'accenno che l'assessore ha fatto alle modalità con cui è in corso un nuovo appalto teso a selezionare un operatore che affianchi il comune nella gestione di questo delicato aspetto, è un tema apparentemente poco ambientalista ma in realtà di cruciale strategicità. Molte delle situazioni che si sarebbero potute evitare lo si sarebbe potuto passando attraverso diverse modalità di selezione degli operatori che poi materialmente realizzano gli interventi.